cuore è quello dei beni confiscati, su cui a breve faremo uscire un secondo rapporto dopo quello di giugno, più aggiornato sulle confische nella provincia di Rimini. Su questo punto Rimini è molto indietro, non dobbiamo nascondercelo, e secondo me è fondamentale ripartire da questo punto, perché dalle nostre esperienze, dalle esperienze dei campi di lavoro che abbiamo vissuto in Sicilia e in particolare a Corleone, le confische di beni e il loro riutilizzo a fini sociali è strettamente collegato alla questione lavoro, perché poter impiegare lavoratori attraverso cooperative in beni confiscati è fondamentale. Ovviamente le imprese che si prestano, le imprese confiscate che si prestano a questo riutilizzo nel nostro territorio sono poche, però pensiamo che il comune di Bellaria vuole fare una struttura sanitaria nell'ex ristorante degli artisti. Bene, quello lì è un punto per cercare di creare lavoro. C'è un appartamento nel comune di Rimini, in via Satirico, che è stato confiscato e che è sotto ipoteca da parte di una banca. Bene, è arrivato il momento di chiedere, dato che il comune di Rimini non ha a disposizione soldi per rilevare l'ipoteca di questo bene, è il momento di attivare un'attività, usando un termine neutro, non voglio che passi come un termine negativo, un'attività di lobbying nei confronti del comune di Rimini, per chiedere assieme alle associazioni che tengono a questo tema, per chiedere all'Unicredit che lo conceda gratuitamente quel bene, dato che si tratta di un bene confiscato. Le banche hanno ricevuto moltissimo in questi 5 anni, a partire dalle legislazioni europee, tanto quanto i prestiti che nei governi passati sono stati dati, ad esempio alla Monte Paschi di Siena. Bene, è il momento che anche le banche che vogliono rimanere sul territorio facciano la loro parte, e lo stesso si deve dire per i sequestri e le confische che sono avvenute negli ultimi tempi. È fondamentale questo collegamento, perché arrivare a capire che non possono passare 10 anni tra il sequestro e l'utilizzo del bene è una cosa elementare, però preparare i comuni, perché una volta capito quali sono i beni sequestrati si adoperano a creare una progettualità su quei beni qualora vengano confiscati, beh, è fondamentale, perché avere una progettualità dietro, prima che addirittura questi beni vengano confiscati, è necessario per cercare di stringere i tempi tra la confisca e il riutilizzo del bene, perché questo significa poter dare ai cittadini la possibilità di, attraverso bandi pubblici, di poter prendere possesso di un bene che è cosa nostra, cioè che è cosa del pubblico, dello Stato, e che viene dato in gestione al comune, per creare occasioni di lavoro. I beni confiscati nascono per questo. Pio La Torre, che è la persona a cui noi abbiamo dedicato la nostra associazione, che era sindacalista della Camera del Lavoro della CGIL a Corleone, è stato ucciso per questo, perché la sua grande intuizione era stata: prendiamo la roba, secondo un termine verghiano, di cosa nostra e riappropriamocene. Con la legge di Libera si è riuscito, grazie al movimento popolare che ha portato alla creazione di una legge di iniziativa popolare per l'utilizzo a fini sociali di questi beni, siamo riusciti a destinare, a fare in modo che questi beni vengano utilizzati per fini sociali. Il fine sociale non può essere semplicemente diamolo a una cooperativa, ma diamolo a una cooperativa nel minor tempo possibile, perché darlo nel minor tempo possibile è anche un segnale fondamentale che magari qua si coglie meno, ma che vi posso assicurare che per la nostra esperienza in Sicilia viene percepito grandemente dalla cittadinanza, perché è un bene lasciato 10 anni, 15 anni a morire lì. In zone come la Sicilia ha fatto pensare a molti cittadini, beh, però quando era gestito da prestanome della mafia, quello lì dava lavoro,
quello lì creava lavoro, creava profitto, eccetera, eccetera. Quando è arrivato lo Stato che l'ha confiscato, quel bene è morto, l'impresa è morta, i lavoratori sono andati a casa. Ora, ripeto, con le dovute proporzioni tra sud e nord, per evitare che queste cose si ricreino nel nostro territorio, è necessario muoversi prima, anche a costo di progettare qualcosa che poi la magistratura restituirà legittimamente al proprietario che viene riconosciuto innocente, ma serve per risparmiare tempo, per dare lavoro prima e per rendere più forte il tessuto sociale, un tessuto sociale che la crisi sta sfaldando e che le infiltrazioni della criminalità organizzata che si stanno trasformando in radicamento mafioso nel nostro territorio stanno contribuendo ancora di più a sfaldare. Da questo dobbiamo, secondo me, ripartire, e questo è il punto necessario su cui fare rete con le varie associazioni e con tutti coloro, dalle forze istituzionali preposte al contrasto alla criminalità organizzata e le forze politiche che tengono a questo tema, perché altrimenti rischio di arrivare sempre un passo dopo la criminalità organizzata.